Ecco, ma nel comunismo e nel socialismo non è connaturata l'idea del progresso, che invece è un'idea borghese, sostanzialmente illuministica. Il progresso è quell'idea che diventa un mito in qualche modo, secondo cui l'idea dello scorrimento del tempo comporta necessariamente un miglioramento, per cui ciò che viene dopo deve essere necessariamente meglio di ciò che veniva prima. Ora, nel pensiero di Marx, ad esempio, del comunismo, in qualche modo il progresso viene valutato positivamente in relazione all'emancipazione umana. C'è stato un momento in cui il capitalismo ha determinato anche, col suo progresso l'emancipazione umana, superando, ad esempio, il modo feudale della produzione, l'ancien régime. E quindi, in qualche modo, essere per l'emancipazione dell'uomo voleva dire aderire al ritmo del progresso. Marx, nel manifesto del Partito Comunista, nella prima parte, in fondo, fa un grande elogio del progresso capitalistico, ma perché è convinto che quel progresso favorisca anche l'emancipazione, nonché il movimento di autotoglimento del capitalismo. Oggi, in qualche modo, è impossibile difendere l'emancipazione umana difendendo anche il progresso capitalistico, perché il progresso capitalistico ha esaurito le sue forze propulsive, genera solo palesemente de-emancipazione e barbarie, non ha più una portata in alcun modo emancipativa. Questo passaggio l'aveva, secondo me, meglio di tutti colto Pierpaolo Pasolini negli anni 60 e 70, quando distingueva tra il progresso, che coincide un po' con quello che noi abbiamo chiamato emancipazione, dallo sviluppo capitalistico. Lo sviluppo capitalistico non produce più alcun progresso, ma genera solo barbarie e disumanizzazione. Financo a livello antropologico, potremmo dire. La barbarie capitalistica è, dopo l'89, sotto gli occhi di tutti, sul profilo socio-economico, sul profilo politico, su un profilo antropologico. Quindi, in qualche modo, la tesi che io propongo è di ripartire dall'idea di socialismo, abbandonando l'idea di progresso e di sinistra, in qualche modo, perché questo mito del progresso ci riporta continuamente all'interno di questa contraddizione, per cui in fondo, se ci pensate, le forze della sinistra, aderendo al mito del progresso, finiscono necessariamente per aderire al ritmo della globalizzazione capitalistica, perché se pensi che in qualche modo il corso degli eventi vada verso il meglio e in quanto tale si tratti di superare ciò che c'è, di fatto aderisce al ritmo della globalizzazione capitalistica, che è intimamente dinamica e progressista, non sta mai ferma, potremmo dire, continua a superare ogni condizione reale per imporre sempre più capitalismo e quindi aderendo a quel mito si finisce per aderire alla globalizzazione capitalistica in quanto tale. E da questo punto di vista è interessante proprio riscontrare come l'adesione al mito del progresso ci porti a ricadere necessariamente nella globalizzazione capitalistica. Si potrebbe domandare, proprio per dare il senso di quello che stiamo dicendo, ma se, come dire, è realmente emancipativo il progresso che abbatte i diritti sociali in nome della competitività, distrugge i diritti del lavoro in nome della concorrenza planetaria, o sarebbe autenticamente emancipativo opporsi a quel progresso e conservare invece quei diritti e quelle conquiste? L'ho detto in maniera un po' banale, ma per far capire il punto della questione. Cioè, non ogni progresso è emancipativo. Molti progressi possono esserlo, ma non tutti. In questa fase, in cui il progresso viene gestito dal capitalismo e dalle sue classi di riferimento, quasi ogni progresso è de-emancipativo. E quindi vera emancipazione è, per molti versi, saper distinguere i progressi che emancipano e che vanno assecondati dai progressi, la massima parte oggi, che de-emancipano e che vanno ostacolati. E questo è quello che manca, a mio giudizio, nella grammatica della sinistra oggi.